compagnia di Oscar Bonelli, abbiamo appena assistito al suo spettacolo qua al Teatro Torbella Monaca, lo spettacolo intitolato Ascolta il suono della terra, ascolta il canto degli alberi. Ecco, la scenografia, siamo qui sul Borgo Palco, che sta dietro di noi, un pochino rivela lo spirito che da questo, diciamo, che abbiamo respirato in qualche modo, le sensazioni che abbiamo respirato assistendo a questo spettacolo. Oscar Bonelli, è anche un po', diciamo, a volte stucchevole cercare di dare etichette o meno, però siccome questa, soprattutto in campo dell'arte, siccome questa nostra piccola intervista vorrebbe anche essere promozionale, ecco, io chiedo a te di in qualche modo dare una piccola anteprima in qualche modo per invogliare le persone a partecipare, a venire qui a Torbella Monaca, poi diremo anche a Torbella Monaca, poi diremo anche, anzi direi tu quali sono le date, se ce ne sono già prefissate anche altrove. Allora, questo spettacolo è normale che parli di spiritualità, la spiritualità che comunque parte dagli alberi. Non so se vi siete mai trovati ad abbracciare un albero, una cosa meravigliosa, perché l'albero parla all'interno delle sue vibrazioni nella nostra anima. Gli strumenti che utilizziamo sono strumenti naturali, per lo più appunto presi da rami, da pezzi di albero appunto, che hanno ancora le vibrazioni nel suono, trasmettono le loro vibrazioni attraverso appunto l'emanazione del suono, dei fiati, delle corde, dei tamburi, eccetera. Questo permette alle piante di vivere ancora attraverso appunto questo suono, perché attraverso il suono è come se in qualche modo prendessero il proprio carattere. Non so se voi avete sentito mai parlare dei fiori di Bach, no? Che appunto a secondo del carattere della pianta vanno in sintonia con quello che è appunto la persona che li prende. E perciò qui c'è bene o male quasi un qualcosa di simile, nel senso che attraverso appunto le vibrazioni di quello strumento, che è fatto magari di pero, è fatto di sambuco, è fatto di quercia, è fatto di tanti altri alberi, dove appunto questi alberi hanno un loro carattere che attraverso il suono viene spinto verso l'etere e assorbe appunto queste vibrazioni. La pianta che abbiamo fatto cantare prima è una pianta che ha cantato attraverso degli elettrodi messi tra la radice e le foglie, e l'elettromagnetismo che passa appunto tra le radici e le foglie viene codificato in suono. Attraverso questa codificazione la pianta riesce appunto ad esprimersi nel loro canto. Io, toccando le foglie, vado a, diciamo, intervallare, vado ad azzittire o comunque ad accelerare questo flusso di elettromagnetismo, e faccio in modo che comunque la pianta comunichi e entri in interazione con me. Questa cosa è spettacolare, per chi ha visto lo spettacolo, e per chi non l'ha visto magari, ecco, potrebbe essere un punto per appunto incontrarci e restare insieme in questo momento, dove sicuramente è curativo sia per chi suona che per chi ascolta. Oscar, con tutto il rispetto, diciamo, per le piante, io però aggiungerei, avendo visto lo spettacolo, che ci sta anche un po' del tuo in questo spettacolo. Cioè, è evidente che è frutto di una ricerca anche che in qualche modo si è concretizzata in una miscela di sensazioni proveniente da una miscela di culture che in qualche modo tu hai studiato, culture provenienti da vari posti del mondo. È chiaro il richiamo anche l'aspetto ascetico tibetano e così via, mi sembra evidente, e forse anche altre cose, quindi ci sta insomma anche uno studio tuo personale. Certo, questo studio mio personale porta appunto ad unire le religioni, nel senso che gli strumenti che io utilizzo sono utilizzati
come nei rituali sciamanici, nei rituali religiosi. E cerco di unire appunto questi strumenti e fonderli in un unico suono. Magari suona una campana tibetana con un flauto persiano e sotto magari un canto gregoriano. E tutto quanto si miscela in una magia che parte verso il divino, ma non un divino che sta chissà dove, insomma, che risiede all'interno di noi. Come disse un saggio, no? Se devi nascondere un diamante e per non farlo trovare gli uomini, nasconderlo nel tuo cuore e loro non lo troveranno finché non faranno una ricerca profonda, introspettiva. Perfetto, Oscar. A questo punto diamo gli appuntamenti e se ci sono già qui al Teatro Torbellamonaca altre date oppure anche altrove. E faremo i prossimi concerti in Calabria. Angelica sicuramente conosce meglio le date di me. Angelica, le date della Calabria. Chiamiamo Angelica che è praticamente la regista. Perfetto, se ti accosti qua vicino. Ok. Funziona così che ci Sì. sentiamo. Allora, siamo sicuramente il 17 agosto, inauguriamo con Aiello Calabro in provincia di Cosenza, che è un borgo meraviglioso che ha un nuovo teatro e non posso dire altro perché poi svelo troppo. Poi saremo il 18 con molta probabilità a Siderno, che è un luogo meraviglioso. E poi siamo in attesa della conferma per una data importante di un festival internazionale il 20 agosto, però non posso svelare di più anche perché ci sono altre date che stiamo costruendo. Perfetto, allora non so come dire, ci sta una certa, diciamo, scaramanzia in questo ambito, ma insomma vi auguro tutto il meglio possibile e arriverci su Liberi TV, cercheremo di promuovere questo spettacolo che dona delle sensazioni veramente molto particolari e delle emozioni. Grazie ancora. Grazie.